Ciao ragazzi, allora oggi vi voglio fare la recensione di questo libro qua. Questo libro si chiama Appuntamento al Cupcake Caffè di Jenny Colgan. Questo libro l'avevate già visto in una recensione di Acquisti Libreschi che avevo fatto un po' di tempo fa. Finalmente sono riuscita a leggerlo e adesso voglio appunto parlarvi di com'è. Il titolo appunto è Appuntamento al Cupcake Caffè. Il titolo originale è Meet Me at the Cupcake Caffè. Jenny Colgan è l'autrice, ha 340 pagine e costa 17,50 euro, però io l'ho pagato con un po' di sconto. È uscito il 10 luglio del 2012, quindi l'estate scorsa. L'autrice è Jenny Colgan, vi leggo un po' quello che c'è scritto qui, che lo sto riprendendo. È un'autrice di romanzi inglese e ha scritto parecchie cose sempre sul filone romantico, diciamo. Uno degli aneddoti che lei racconta è che a fine tempi dell'università non sapeva nemmeno prepararsi un uovo e si nutriva principalmente di schifezze. Poi, quando è diventata mamma, perché ha due bambini, ha cominciato a diventare un'appassionata di cucina e ha scoperto che, oltre ad essere brava, le diverte anche molto. Adesso vive tra Londra e la Francia, appunto con il marito e i figli, e una cosa che lei adora cucinare sono i cupcake. E proprio per questo il suo libro si chiama Cupcake Caffè. Questo libro è un libro un po' particolare perché all'interno sono presenti, in ogni capitolo più o meno, ci sono presenti delle ricette. Ricette che sono per lo più tutti di cupcake oppure qualche torta. Adesso ve ne mostro una per esempio. Vedete questa cupcake all'arancia con glass di marmellata di arance per le giornate, no? Abbiamo tutti gli ingredienti e poi la ricetta passo passo. All'interno delle ricette ci sono varie unità di misura, in questo caso abbiamo le once e il Fahrenheit, ma alla fine c'è la tabellina dove ci spiega le conversioni, cosa sono le once, vedete, e poi anche il Fahrenheit trasformati in gradi. Devo dire che non ho provato le ricette, però sono davvero molto curiosa di provarle, anche perché sono di facile realizzazione e gli ingredienti sono davvero molto molto semplici, quindi non sono molto difficoltosi da fare. Adesso vi leggo in breve la trama che c'è qui, così vi fate un'idea. Avete mai sognato di cambiare vita? Issy lo ha fatto spesso. Issy è appunto la protagonista di questo libro, soprattutto dopo i 30. Eppure non ha mai osato rischiare, convinta che un posto fisso nella City sia la scelta più sicura, benché non la renda felice, e che un uomo teoricamente perfetto sia comunque quello giusto, finché per colpa della crisi economica perde un giorno lavoro e fidanzato, che era anche il suo capo. Ma proprio allora capisce che è il momento di tirare fuori i sogni del cassetto, quello in cui custodisce la ricetta di nonno Joe. È stato lui, rinomato fornaio, a crescere Issy mentre sua madre girava il mondo in cerca di se stessa. Sarà che per tutta l'infanzia è stata svegliata dal profumo del pane appena sfornato, ma in nessun luogo Issy si sente al sicuro come in cucina. Sarà che per anni ha osservato il nonno dare forma con arte e a dolci squisiti, ma per lei non c'è nulla di più avvolgente di un soffice cupcake al limone con glassa vellutata, nulla di più invitante del connubio perfetto tra crema e pasta sfoglia in un cannoncino fragrante. Forte dei trucchi del mestiere imparati dal nonno e delle ricette che lui continua a spedirle dalla casa di riposo, Issy decide di trasformare la passione per la pasticceria in un'attività tutta sua, il Cupcake Caffè, un angolo accogliente per chi vuole concedersi una pausa golosa dallo stress londinese. Certo, i numeri non sono il suo forte, ma grazie all'aiuto del migliore amica, dotata di gran senso pratico e la fiducia di un affascinante consulente finanziario, saprà sfidare prestiti e bollette, reinventandosi la vita con coraggio e fantasia, perché si può sempre ricominciare anche da un cupcake, basta crederci. Allora, come avete sentito, questa è la storia di Issy, una ragazza trentenne che vive in città e ha un lavoro come segretaria in un'azienda. È fidanzata col capo, anche se non è proprio una vera storia, perché si frequentano di nascosto da tutti. Succede che con la crisi l'industria, la fabbrica, taglia il personale, quindi lei viene licenziata e perde così anche il fidanzato. Come vi ho letto, è cresciuta da suo nonno Joe, che era un fornaio molto prestigioso, che gli ha sempre inviato
queste ricette che poi sono all'interno del libro di questi cupcake. E quindi decide un giorno di rilevare un piccolo locale che era anche abbandonato e di trasformarlo in un caffè. Però non un semplice caffè, un caffè dove lei serviva in particolare i cupcake. Viene aiutata appunto da una sua migliore amica che convive anche con lei, che si chiama Helena ed è una dottoressa. E inoltre conosce un'altra ragazza che è Pearl, che è una ragazza madre, che diventerà la sua socia, la ragazza che comunque l'aiuterà al caffè. E inoltre verrà aiutata anche da un'altra mamma, Caroline, una signora che arriva dalle parti alte della città, una molto ricca, molto snob, che però abbandonata dal marito, deve per pagarsi la casa trovarsi un lavoro e decide appunto di aiutare Issy in questa sua avventura. Il cupcake caffè inizialmente non ha molto successo, ma dopodiché prende il via e ha una buonissima clientela. Per quanto riguarda invece i conti un po' più economici, viene aiutata da un consulente finanziario da cui fa il prestito in banca, che pian piano conoscerà meglio e non vi dico quello che succederà. Però non vi dico appunto il finale, mi fermo qui anche perché se avete voglia di leggerlo ve lo consiglio. Una mia opinione personale. Allora, è un libro dove racconta una storia d'amore, quindi è consigliato alle persone che piace comunque leggere libri romantici, a persone che piace cucinare. E a persona che piace sognare, perché effettivamente ai tempi odierni, con la crisi che nel libro stesso viene comunque raccontata, un sogno così forse non è facilmente realizzabile. Comunque, in questo libro Issy il suo sogno lo riesce a realizzare, forse è anche un modo per dire al lettore di inseguire i propri sogni e di credere nei propri sogni, che alla fine si possono comunque realizzare. È una storia inizialmente un po' lenta, ma che dopo riesce comunque a prendere il via e a catturare comunque il lettore che, come ho fatto io, non posso più fare a meno di leggere e continuare. Issy è comunque una ragazza molto allegra, molto spiritosa, gentile e che dà tanto amore, soprattutto al nonno. Ci sono le parti in cui va a trovare il nonno in casa di riposo che sono davvero molto molto belle. Inoltre è una ragazza anche coraggiosa perché non è facile al giorno d'oggi comunque prendere in affitto e iniziare una nuova attività. E così inizia lei una nuova avventura, però con tantissimi problemi, prima di tutto i problemi economici e poi comunque i problemi di relazioni, perché alla fine il suo capo, che era nuovo in questa relazione, durante il libro ritornerà. Posso dire Perché che l'autrice Colgan è stata davvero molto molto brava a narrare questa storia, a descrivere i vari personaggi, a descrivere nei minimi dettagli tutte le varie situazioni e sono curiosa di leggere anche i suoi li altri libri perché la trovo un'autrice davvero molto brava. Inoltre il libro, comunque come vi ho detto, è anche molto divertente, ci sono davvero molte battute che fanno ridere, molte anche piazzate molto divertenti. E possiamo dire che anche il libro anticrisi, anche se comunque non sempre è possibile realizzare, come ho detto prima, i propri sogni, anche perché dimostra che se ci si mette d'impegno si possono realizzare i propri sogni. È anche un libro molto sentimentale perché all'interno possiamo ritrovare tantissime emozioni e tantissimi comunque sentimenti, dal mettersi in gioco, dal coraggio, dall'amore materno che ha comunque l'amica di Issy per il figlio, dove ci sono tantissime bellissime descrizioni, l'amore vero e verso comunque le persone. E inoltre è facile da leggere. E non ci sono parolone chissà che difficili. E quindi io ve lo straconsiglio.
Vi ho detto appunto un po' la trama, vi ho detto un po' la mia opinione. Io mi sono innamorata di questo libro, è una parolona grande, però mi sono davvero divertita tantissimo a leggerlo, mi è piaciuto molto, anche se l'inizio era un po' lentino, vi devo dire. Poi c'è una parte davvero carinissima alla fine che ti insegna come preparare dei cupcake semplicissimi perché ha anche un blog, appunto c'è un testo tratto dal suo blog dove parla anche un po' di sé l'autrice, quindi ti mette ancora più a nudo lei stessa. Quindi io ve lo consiglio, proverò sicuramente qualche ricettina, magari posso farvi anche la videoricetta. E con questo è tutto, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo libro. Ciao!